Cellulare secca se l'inquilino è una società, pubblicato da listaimmobiliare.it il 24 maggio 2019, sezione normative. C'è il via libera di molti giudici al cellulare secca nel caso in cui l'inquilino sia una società. L'ultima sentenza arriva da Bari e nel caso specifico si rivolge a casi in cui chi ha affittato una casa l'abbia fatto una società a uso abitativo del suo legale rappresentante, ovvero dei suoi collaboratori dipendenti. La cellulare secca per inquilini che siano società era stata contemplata anche dal CTP di Reggio Emilia e dalla CTR della Lombardia. Per il caso di Bari, l'Agenzia delle Entrate ha inviato avviso di liquidazione dell'imposta del registro non dovuta da chi è in cellulare secca, ma non lo hanno motivato. I giudici su questa base hanno dato facilmente ragione ai contribuenti, condannando l'Agenzia al pagamento delle spese. La legge infatti non detta alcuna preclusione sull'inquilino, che può quindi essere sia imprenditore che autonomo. Si devono comunque rispettare gli altri paletti: il locatore non può agire a titolo di impresa, la locazione deve essere residenziale e l'immobile deve essere accatastato come abitazione. Ma per il fisco arrivano anche altri stop dei giudici, dichiarati infatti contraddittori i contratti di locazione, che prevedono sia la cedolare secca sia gli adeguamenti Istat del canone. I giudici di Bari affermano che la possibilità di aggiornare i canoni, anche se prevista nei contratti, viene sospesa nel momento in cui il locatore applica la cedolare. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti e ricordati di cliccare sulla campanella per sapere ogni volta che verrà caricato un nuovo video.